Signore e signori, buonasera e bentornati. Io sono Lexi, questo è un canale sul quale invece portare spunti di riflessione sugli argomenti più disparati e una volta dopo aver sentito questa mia introduzione qualcuno mi ha scritto sotto il video che sembro l'assistente di volo che dà le prime indicazioni. Al che lo sapete, no? Che basta darmi là. Mi è venuta un'idea fantastica, ma perché solo l'assistente di volo? Perché essere così riduttivi? Posso fare anche il pilota, no? Quello che volevo fare oggi, come dicevo, vi porto a fare un giro con il mio nuovo aereo. Parentesi, ho trovato un simulatore di volo con cui mi diverto da matti, per cui ve lo faccio vedere, vi faccio vedere quello che combino. L'unica cosa che è un po' complicato, no? Perché pare che sia molto realistico, un po' troppo realistico per una come la sottoscritta che non se ne intende. E quindi, mentre tutte le persone normali cosa fanno? Fanno i video nel momento in cui sanno usare le cose e le spiegano agli altri, no? Ecco, io volevo fare il contrario, cioè siccome non lo so usare, voi guardate cosa combino e poi mi dite cosa sbaglio, così forse riesco a migliorare e finalmente riuscirò a capire come funziona quel dannato pilota automatico sul quale ho ancora problemi e che non mi consente di fare degli atterraggi fighissimi. Quindi quello che faremo oggi è un atterraggio molto pericoloso. Io ripeto, vi ho avvisati, se volete scendere potrebbe essere il momento adatto. Allora controlliamo benzina, qua siamo a posto, adesso dobbiamo avviare, stacchiamo qua questo su. Ho detto su, su. Controlliamo che non ci sia nessuno in giro perché non vogliamo centrare qualcuno quando parte la mia pala dell'aereo, perché altrimenti rischiamo di vedere qualche bruttissima scena splatter che diciamo non vogliamo vedere. Controlliamo in giro, fuori dai pesi che hai qualche lume sulla pista e voi mi sembra che abbiate deciso di rimanere, quindi possiamo andare avanti. Ma vai a quel paese. Non è praticissimo. Parte, ce l'abbiamo fatta. E questa volta pare che abbia deciso di partire. Disattiviamo la pompa qua, riattiviamo il monitor, ho detto riattivare il monitor, anche se in realtà non li so utilizzare, per cui non è un grande problema il fatto che ci siano o meno, e sarebbe una cosa utile se qualcuno ha una vaga idea di cosa servono tutti gli altri tasti che ho qua e che, ripeto, non so usare, potrebbe essere molto comodo. Adesso io direi che possiamo partire, volo Lexi Airlines a torre di controllo, siamo pronti al decollo. Attendiamo istruzioni, torre di controllo. No, mi sa che non c'è neanche la torre di controllo. Va bene. O se anche ci fosse, probabilmente l'hanno evacuata sapendo che dovevamo partire noi. O c'è un'apocalisse zombie in corso perché non ho visto nessuno da quando siamo arrivati. Quindi, visto che non c'è nessuno che possa dirci di sì o di no riguardo alla partenza, io partirei. Disattiviamo il freno. E cominciamo a muoverci. Non è che sono ubriaca, non preoccupatevi, è solo il fatto che la pala girando tende a spingere verso sinistra e non è facilissimo equilibrarlo tenendo sto coso verso destra. E decolliamo. Magari non così rapidamente, sennò vi faccio venire il mal di mare. E anche perché qua non abbiamo la cabina pressurizzata, per cui ricordatevi di stare attenta all'altitudine.
forse siamo un po' altini, in realtà a 4000 piedi, però visto che il pilota automatico va bene, lasciamo il pilota automatico. La cosa carina di questo gioco è che c'è anche una mappa che ci fa vedere dove stiamo andando, ecco. E in realtà noi siamo decollati dall'aeroporto di Innsbruck e sarebbe stato carino andare verso Trento, no? Ci ho provato anche una volta, perché ho detto tanto siamo qua attaccati, a una certa velocità si fa anche presto a raggiungere Trento. Solo che succede una cosa stranissima, nel senso che a un certo punto del nostro viaggio verso sud, perché qua ci fa puntare automaticamente verso nord, no? Per cui mi ero girata verso nord. Poi verso nord, aspettate, perché mi stai dicendo che sto puntando verso sud? Forse stiamo davvero puntando verso Trento, io stavo cercando di andare dall'altra, beh, fatto sta che avevo cercato di andare nella direzione opposta, a un certo punto sono arrivata al limite della mappa e sono uscita fuori. Ora vediamo invece se, perché noto adesso che la bussola in realtà mi sta puntando verso sud, se prima o poi arriveremo a Trento, poi se vogliamo l'Italia, magari giriamo via verso Milano, non so quanto durerà il carburante, potremmo essere costretti a fare un atterraggio di emergenza, ma voi non preoccupatevi perché visto come piloto io l'emergenza è continua, perché non è che sia una cosa diverse rispetto al solito. E stavo dicendo, la cosa carina è che ci sono queste mappe hanno segnati queste righe blu che sarebbero in realtà le rotte da seguire. Come vedete noi siamo completamente fuori perché la sottoscritta è un po' incapace e per riuscire a seguire quelle bisognerebbe riuscire ad utilizzare la navigazione strumentale. Aspettate che ho intanto controllo che non vi stia mandando verso una montagna. Cosa che non ho ancora imparato a fare perché c'era un tutorial, ma il problema di questi tutorial è che danno per scontato che voi sappiate fare le cose. Vi dicono dove trovate il pulsante Tal dei Tali, ma se il pulsante Tal dei Tali non lo sapete utilizzare, come non vi avessero detto niente, no? Sostanzialmente. Fate correggo un attimo la rotta così non ci schiantiamo verso quella montagna. L'argomento di cui volevo parlare oggi sono nuovamente i giovani, perché si parla sempre male di giovani di qua, giovani di là, e anche su internet sembra che i giovani d'oggi siano svogliati, che non sappiano fare niente, eccetera, eccetera, che poi è quello che dicevano anche a noi, alla mia generazione, immagino anche alla generazione precedente, a quella precedente ancora. Una delle cose che aveva colpito particolarmente qualche anno fa era che con l'avvento del web, soprattutto dei cellulari, si cominciasse ad utilizzare questo linguaggio da SMS, e cioè queste abbreviazioni che erano diventate problematiche perché venivano utilizzate magari anche a scuola, anche nei temi, e c'era la preoccupazione da parte magari della generazione un po' più adulta del fatto che la mia generazione non fosse più in grado di utilizzare un linguaggio normale, e la preoccupazione per le generazioni ancora successive che, cresciute e abituate a sistemi del genere, poi non erano più in grado di utilizzare la lingua e anzi rischiavano un impoverimento della lingua. E la cosa che mi ha colpita, cioè quello che ho visto succedere, è che in realtà questa preoccupazione era fondata sul nulla, perché attualmente non ci sono ragazzini che utilizzano il linguaggio da SMS, anzi con i nuovi cellulari, ripeto, nuove tecnologie, il fatto che sia diventato anche molto più veloce, molto più semplice scrivere proprio le parole intere ha portato a far sì che non ci sia più bisogno di utilizzare il linguaggio da SMS e che anche questo linguaggio non venga più utilizzato. Però fa sorridere e colpisce vedere come sia utilizzato magari su Facebook, magari su qualche social network, non dai ragazzi ma dalla generazione precedente, quindi dai miei coetanei magari, che ancora continuano ad utilizzare questo linguaggio che era il nostro linguaggio giovanile nello scrivere i post, e quindi come in realtà sia più sintomatico di una generazione che di un problema che poi si è espanso alle generazioni successive, con tutte quelle preoccupazioni sul degeneramento della lingua che venivano preventivate, di cui ci si preoccupava tanto. E quindi l'ho trovato molto interessante e credo che sia anche una riflessione che possiamo fare su altri temi, quindi su come ci siano magari delle preoccupazioni che sembrano avere delle basi, che però dopo all'atto pratico
sfumano, e quindi un problema che alla fine non sussiste quando andiamo a vederlo nella pratica. E quindi credo che anche nei confronti dei nostri giovani dovremmo essere un po' più rilassati, un po' più tranquilli, lasciarli sbagliare e non gridare subito aiuto, aiuto, perché come in questo caso bisogno non c'era e la preoccupazione, ripeto, scusate, mi sto bloccando perché vedo che c'è blu davanti. E quando mi fa quella cosa blu significa che ho raggiunto il limite della mappa, per cui tra un attimo rischierò di far scattare tutti gli allarmi, perché in genere mi gira l'aereo comincia a dare i numeri, quindi vediamo cosa succederà. Ecco, questo farà piacere ai terrapiattisti, vedremo adesso tra pochi secondi cosa succede quando si arriva al limite della mappa. Spero che iniziano a scattare gli allarmi, perché è veramente irritante l'allarme di sto aereo. Ecco, stiamo raggiungendo la fine della mappa, pronti a riprendere il manuale. Sennò rischiamo di farci male. Se il mio pilota punta verso sud e invece dovremo andare verso nord. E direi che a questo punto la mia riflessione l'ho conclusa. Fatemi sapere voi cosa ne pensate e andiamo ad atterrare. Quindi disattiviamo l'altitudine e cominciamo un po' a scendere. Ostia, non mi pare un buon posto per scendere, perché vedo che ci sono colline un po' dappertutto. Cercando di evitare quella città adesso. Io non sono indeciso se passare a destra o a sinistra, mi sa che è meglio a sinistra.
signori, siamo fermi, direi che potete scendere. Non vi ho fatti massacrare, quindi mi aspetto anche i complimenti. Guardate, avete una bella città adesso da visitare, mentre voi andate a fare il giro io vado a concludere il mio video. Cioè, se il video non vi è piaciuto, pollice in giù; se vi è piaciuto, pollice in su. In entrambi i casi fatemi sapere perché. Questo è un canale su quale affrontiamo tantissimi argomenti diversi, facciamo anche tante cose diverse, come potete vedere, quindi se è una cosa che vi piace potreste anche magari andarvi ad iscrivere e cliccare la campanella per essere sicuri di ricevere tutte le notifiche. Se avete indicazioni su questo gioco, non si chiama gioco, che tutti gli appassionati di simulatore dopo mi odieranno e mi scriveranno non è un gioco, è un simulatore, quindi in caso fatemi sapere come funziona, datemi indicazioni ulteriori per migliorare, che poi è lo scopo per cui ho fatto anche questo video. Con questo io vado veramente a concludere, noi ci sentiamo tra qualche giorno con il nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.